Buonasera cari amici ascoltatori, bentornati a un'altra diretta di Spazio per l'ultima frontiera, questa volta con la piattaforma StreamYard e buonasera a tutti coloro che vengono a questo appuntamento ancora una volta con gli ospiti della puntata dedicata. Stavolta aspettando oltre Met, un convegno che avrà inizio il prossimo 26 settembre all'Aquila e sarà possibile seguirlo sia dal vivo, salvo ulteriori restrizioni causa Covid, sia comunque in live attraverso le piattaforme che vi verranno indicate successivamente. Noi andiamo a presentare i nostri ospiti, naturalmente. Vi ricordo che potete sempre interagire con noi attraverso il meccanismo, ed eccolo qua, intanto, attraverso il meccanismo di OltreMet. Buonasera, intanto, al nostro primo ospite, che è Sergio Pisani dell'Aeronautica Militare, colonnello in congedo, al quale do il benvenuto. Grazie Stefano, un ben trovato a te e a tutti quanti ci ascoltano in questo momento. Sono particolarmente contento di essere qui. Aspettiamo Valentina. È già arrivata ed eccola qui, la nostra seconda ospite. Benvenuta la dottoressa Valentina Colaiuta, dottoressa in scienze ambientali, ricercatrice in modellistica idrologica del CETEMS. Poi spiegheremo magari più con dettaglio. Benvenuta. Grazie, grazie a tutti, un saluto. Un saluto e grazie a voi di essere ospiti e naturalmente speriamo che non ci siano problemi. Naturalmente ricordiamo agli utenti di Facebook che per essere certificati, quindi poter vedere il vostro nome in diretta, potrete interagire con la piattaforma e autorizzare StreamYard a rendere visibile il vostro profilo. E in questo modo voi comunque potrete già partecipare anche come anonimi utenti Facebook in generale. Buonasera a chiunque è in ascolto, vedo già diverse persone ospiti e intanto andiamo a dare qualche anteprima dedicata proprio al convegno OltreMet. Possiamo cominciare, chi vuole fare gli onori di casa? Valentina, vuoi cominciare tu? La padrona di casa, è Va giusto? bene, giustamente, prego. è giusto, sì, perché OltreMet si terrà all'Aquila il prossimo sabato. È un evento giovane, è nato lo scorso anno per volontà del nostro direttore, il professor Frank Marzano, ed è un evento dedicato sostanzialmente alle ricadute che la meteorologia ha sulla vita dei cittadini. Lo scorso anno è stato condiviso con le associazioni meteoamatoriali. Quest'anno, siccome il CETEMS è anche centro di eccellenza e centro di competenza di protezione civile, è dedicato un po' al mondo della protezione civile, quindi alla partecipazione dei cittadini in questo ambito. Saranno ospiti le associazioni di volontariato, oltre che le autorità locali di protezione civile della regione Abruzzo e quindi il CETEMS come centro di competenza, quindi sarà un cortocircuito tra tre componenti importanti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, che sono la ricerca, l'istituzione e il volontariato. L'evento, lo dico subito e ci tengo tantissimo a dirlo, è stato fortemente voluto dal gruppo di modellistica idrologica, in particolare dalla collega Annalina Lombardi, che è stata la mente, l'eminenza grigia dietro l'evento, e abbiamo avuto il supporto della nostra coordinatrice, la dottoressa Barbara Tomassetti, oltre che del direttore, del vice direttore del CETEMS, il professor Vincenzo Rizzi e di altri colleghi. E abbiamo anche il supporto di AISAM, che non ci ha mai fatto mancare il suo patrocinio proprio dalla nascita dell'evento, e per questo ringraziamo il presidente, il professor Dino Zardi, e ovviamente il colonnello Pisani, che ci supporta e ci sopporta e sarà proprio ospite dal vivo. Perfetto. Invece, Sergio, invece la tua competenza è legata notoriamente alle questioni legate al meteo, invece, che è stato già figura nota nell'ambiente televisivo tra Rai, La 7 e compagnia Vaglia. Invece, quale sarà il tuo compito nella presentazione, diciamo, come ospite di OltreMet?
Allora, intanto un grazie a Valentina, Annalina e Barbara perché veramente sono loro che mi sopportano tantissimo, nel senso che quando comincio a parlare poi divento anche invadente, quindi è un problema farmi star zitto e lo sarà sabato prossimo perché vedermi assegnati 15 minuti, io che di solito non smetto mai di parlare. Allora, loro mi hanno assegnato un compito perché l'hanno scelto loro, io ho detto ditemi voi che cosa volete, io faccio quello e il compito è particolarmente impegnativo perché intanto parliamo di esperti, loro mi parlano di esperti e il mio intervento dovrebbe intitolarsi Gli esperti insegnano. Beh, io da insegnare non ho molto, metto a disposizione la mia esperienza che ormai è al limite dei 47 anni. E che ha visto praticamente la gran parte delle possibilità espresse dalla meteorologia nei vari campi. Ve le ricordo brevemente, ma non per raccontarvi che cosa ho fatto, quanto per vedere quante e quali possono essere le implicazioni. Da giovane sottotenente, parto dal 74, quanto tempo fa? Avevo 4 anni. Pensa tu, Penso un po'. quasi 6 anni all'aeroporto intercontinentale della Malpensa e quindi lì ho iniziato col botto, se vogliamo, assistenza meteorologica alla navigazione aerea intercontinentale. Da lì, quindi dal grande ambito, a un ambito piccolissimo, scuola volo elicotteri di Frosinone e quindi sono passato da mezzi che compivano trasvolate atlantiche e anche di più. A mezzi che invece giravano tutti l'intorno. È stata un'esperienza bellissima perché lì mi sono anche avvicinato all'insegnamento, quindi sono stato insegnante di meteorologia ai vari corsi di tutte le armi e i corpi dello Stato. Poi Ciampino, l'aeroporto che per me è veramente la mia casa, il mio cuore, visto che mio padre lavorava a Ciampino come operaio della difesa, era un tappezziere, quindi riparava per esempio i sedili degli aerei quando le cose si riparavano e non si buttavano. E da lì poi un po' all'ispettorato, quindi un po' di esperienza anche di burocrazia. Finalmente l'approdo nel 90 al Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica, prima all'EUR, poi a Pratica di Mare, dove ho trascorso tutti gli anni fino al 2011 quando sono andato via. Ma nel frattempo c'è un cameo preziosissimo dal 98 al 2006, Dipartimento della Protezione Civile. Lì davvero il colonnello Pisani è cresciuto moltissimo perché ho avuto la possibilità di avvicinarmi al mondo reale, di quello che in qualche modo si può provare a fare a favore della popolazione, che è la cosa principale. Purtroppo, quando si parla di emergenze, si parla, di vite umane perse, ecco, sapere che qualche vita umana, il collega Carlo Cacciamani, che ha diretto per 3 anni il centro funzionale, li chiama i non morti. Non è bella come espressione, ma spiega come delle persone possono salvare la propria vita attraverso l'autoprotezione, attraverso la protezione civile. Ecco, Valentina, Annalina e Barbara hanno intrapreso questa strada per formare quelle che insieme abbiamo definito le sentinelle meteorologiche. Sono delle persone volontarie di protezione civile che attraverso un corso, una formazione, cercheremo di portare ad un livello non di responsabilità, ma di conoscenza, nel senso che la loro responsabilità non sarà di nessun tipo se non quella di provare a conoscere e capire con un certo anticipo sul territorio che loro conoscono benissimo perché ci vivono tutti i giorni, se ci possono essere e quali potrebbero essere eventuali fenomeni pericolosi ai fini della protezione civile. Quindi essere un passo avanti rispetto a quello che possono essere le strumentazioni che per loro natura sono poche e quindi sicuramente non distribuite sul territorio. Lo vedete quanto è difficile poi farmi star zitto? Io taccio adesso, Certo. taccio perché è giusto che tornate voi e Valentina ci racconterà altre belle cose. Intanto volevo dire, a proposito delle vittime di cui hai accennato poco fa, mi rincresce dover dare le brutte notizie, notizia proprio di ieri sera di un grave incidente capitato a due
persone della protezione civile in Sardegna, vittime di un incidente stradale, nelle quali è rimasto vittima un giovane ragazzo di 19 anni e una addetta della protezione civile, entrambi operativi, e adesso purtroppo non ricordo i loro nomi, ma voglio ricordare comunque che questo grave fatto purtroppo ha dato perdita di due forze importanti che comunque operano nel territorio e che danno diciamo lustro a quello che è l'opera della protezione civile. A tal proposito, voi dimmi se... No, dicevo che purtroppo non è un caso isolato, perché purtroppo succedono queste cose, magari di persone che stanno prestando la loro opera volontariamente, disinteressatamente, gratuitamente, aggiungiamocelo, e che magari si trovano a dover perdere la vita o comunque anche solo ad avere degli incidenti per condizioni pericolose. Io ne ricordo uno soltanto. Io come luogo di nascita, Aprilia, vicino Roma, in provincia di Latina, Gianni Orzini era un carissimo amico che è morto durante una nevicata, perché il mezzo che stava conducendo purtroppo è uscito di strada, si è rovesciato. Ecco, è brutto parlare di queste cose. Quello però, che è successo proprio a queste due persone. Infatti, comunque, chiusa la parentesi con la quale comunque con grosso rammarico devo sempre ogni tanto dare queste notizie. Oltre Met e all'Aquila, un luogo dove è stato teatro di un sisma che ha visto vittime, ha visto gravi danni, e adesso com'è la situazione all'Aquila? Possiamo dare anche un piccolo accenno eventualmente, perché spesso non si parla neanche dei luoghi colpiti da eventi come può essere stato quello di L'Aquila. Chiedo scusa anche per gli ospiti a quattro zampe che abbiamo in casa, va bene, e quindi niente, volevo sapere, l'evento è collegato comunque anche alla ricostruzione dell'Aquila, Valentina? Allora, questa domanda mi fa molto piacere, perché io da aquilana di origine amo molto la mia città e, mi prenderei un diritto che non ho nel dire come sta l'Aquila adesso, perché in effetti ogni persona, ogni aquilano ha una percezione diversa della ricostruzione della città, quindi potresti trovare persone che ottimiste che ti dicono la città sta rinascendo, è bellissima, è nuova, sicura, e persone che invece magari vedono il lato più negativo, ci sono ancora molte cose da fare, molti quartieri in cui la ricostruzione stenta a ripartire. Io personalmente faccio parte della prima categoria, per cui il consiglio che mi sento di dare è: veniteci a trovare, perché dovete vederlo con i vostri occhi. Detto questo, per quanto riguarda l'evento in particolare, si svolgerà in Piazza del Duomo in occasione di Street Science, quindi un evento che c'è il giorno prima, il 25, e che vede la presenza di vari ricercatori dell'Università dell'Aquila in centro a parlare un po' della loro ricerca. Saremo in Piazza del Duomo, dove sarà allestita una tensostruttura, quindi all'aperto ma al coperto, un evento COVID free, quindi dove verranno messe in campo comunque tutte le procedure per il rischio contagio, per contrastare il rischio del contagio da coronavirus, quindi un evento limitato, per cui bisogna iscriversi sul sito, lo dico adesso, cetemps.aquila.infn.it/oltremet, però sarà possibile anche seguirlo in streaming sul canale YouTube Univacu, quindi quello dell'Università degli Studi dell'Aquila, quindi non ci sono scuse per non seguirlo. E poi è un evento patrocinato dalla European Green Week, dalla Commissione Europea, quindi sarà sostenibile, quindi con pranzo, coffee break sostenibili, e insomma ce la stiamo mettendo tutta per la riuscita dell'evento. Naturalmente vi auguriamo di avere un buon successo, poi magari cercheremo di avere da voi un resoconto del risultato finale di questo evento, e di vedere, a proposito di percezione degli aquilani, se magari è stato accolto anche a livello pubblico questo. E naturalmente ci auguriamo che magari un domani Oltre Met possa diventare un evento a circuito nazionale e magari itinerante, perché no?
Beh, sì, può essere un'idea anche quella dell'evento itinerante. Devo dire che comunque la cittadinanza sta rispondendo molto bene agli eventi pubblici che sono stati organizzati. L'Aquila è stata una delle prime città a ripristinare eventi culturali in presenza. Ci sono stati per tutta l'estate in totale sicurezza, con un totale rispetto delle regole. Forse perché un po' ci siamo già passati nelle emergenze, siamo un po' addestrati dalla vita a sacrificarci un po', però insomma. Va bene. Voglio salutare intanto due nostre ascoltatrici, Ottavia Zorzi, Leana Teslovan, grazie di essere in nostra compagnia, grazie per Andrea Cuozzo, Denis Botta di essere anche voi in diretta con noi. Se avete domande fatele, ponetele, adesso siamo in condizioni di vedere i vostri nomi. Se volete fare delle domande relative al meteo, relative all'evento, relative a quello che i nostri ospiti possono raccontare, magari per ragguagliare ulteriormente su qualcosa che magari nei primi minuti della trasmissione ci siamo interrotti, magari ci siamo dimenticati di dire. Ho visto, per esempio, beh, colgo la palla al balzo e rifaccio la prima domanda di quando andò in flop l'audio. Cosa vuol dire l'europrogettazione? Cosa significa europrogettazione? Valentina, tutto tuo. Sì, ti ringrazio per questa domanda perché in effetti ho poche occasioni per parlare di questo. Il master che io ho fatto in europrogettazione, per mia, diciamo, volontà professionale, per un mio arricchimento culturale, è in realtà, una formazione che forse, dovrebbero fare tutti i ricercatori, quantomeno i ricercatori precari dell'università, perché ci aiuta innanzitutto a saperci guadagnare i fondi e i finanziamenti per portare avanti la nostra ricerca. Diciamo, in un momento in cui siamo un po' sottofinanziati, non si parla più di aumentare, per esempio, la quota PIL per il finanziamento della ricerca, è bene magari guardare oltre le frontiere italiane, e quindi i progetti europei, i programmi di finanziamento europeo sono un'ottima occasione per prendere finanziamenti ed investire sulla ricerca. Sono però competitivi, quindi richiedono uno sforzo burocratico anche, diciamo, rilevante, perché le idee devono essere incanalate nelle politiche e nei programmi europei. Quindi va bene avere idee, va bene avere diciamo idee di ricerca, sviluppare idee, ma bisogna innanzitutto collaborare, quindi saper costruire delle Di partnership tutto la nazionali e collaborazione. internazionali, e poi dire a cosa servono, giustificare il loro utilizzo ai fini poi degli obiettivi comunitari. Quindi io ritengo che sia un passo importante da compiere per chi si affaccia al mondo della ricerca. Naturalmente, l'impegno è comunque sarà accompagnato, avrete numerosi ospiti della trasmissione. Valentina, tra l'altro, è cooperatrice con un'altra persona in particolare. L'avevi detto il nome o mi è sfuggito o non l'abbiamo detto? Chi era dell'organizzazione? Per l'organizzazione dell'evento, in riferimento alla mia collega Annalina Lombardi, questo avevo detto prima, Sì, e perfetto, mi è sfuggito, scusa. ovviamente supportata dalla nostra Salutiamo. coordinatrice che è Barbara Tomassetti, e dal direttore, dal vice direttore, insomma, e tutti i colleghi del CETEMS in realtà, perché poi l'evento riguarda un po' tutti. Certo, naturalmente, comunque abbiamo comunque la possibilità di interagire con loro in un altro momento, avremo sicuramente ospiti, loro ospiti magari in un domani. E ripeto, al termine di tutto questo ci farai una bella relazione su quello che potrà essere il risultato dell'evento. E poi un altro aspetto, le sentinelle, queste sentinelle che abbiamo detto, della meteorologia, giusto? Certo, Sentinelle sentinelle meteo. meteo. Sì. Ecco, Sergio, due paroline, me le possiamo spendere magari? Ma sì, guarda, è una cosa bellissima ed è un'idea che nasce proprio dall'europrogettatrice. E io sono stato contattato da Annalina, con la quale abbiamo trascorso un paio d'ore circa a discutere telefonicamente di questa storia. Lei aveva delle idee, io ho cercato di svilupparle e quindi.
si è creato proprio questo clima. Abbiamo coinvolto persone che lavorano sul campo, cioè meteo appassionati, persone che magari già fanno parte di associazioni di protezione civile, persone che pur essendo meteo appassionati, impegnati nella protezione civile, si impegnano nello studio di alcune cose, per esempio lo studio dei tornado in Italia. E questo è comunque degli episodi tornadici, no? E comunque dei fenomeni intensi. Ecco, questo per esempio abbiamo visto, l'abbiamo considerato che è un campo che è ancora piuttosto inesplorato e che loro per proprio conto stanno portando avanti e lo fanno in maniera egregia, tanto che studiose, ricercatrici come Annalina, come Valentina, come Barbara e tutto il gruppo delle Idro hanno preso in seria considerazione questo tipo di informazione per provare a proprio attrarre delle conclusioni scientifiche che possano in qualche modo supportare. E quindi queste sentinelle che cosa possono fare? Possono fare quello che ciascuno di noi può fare in qualsiasi situazione. Quindi ciascuno di noi, se è formato, se è informato, può per esempio captare dei sintomi, dei prodromi di una situazione potenzialmente a rischio, non voglio dire pericolosa, quello speriamo di no, ma a rischio, per esempio, legata a un temporale. Pensate a quello che successe lo scorso anno, una cosa molto brutta, quando si parlò di quelle persone che persero la vita nelle gole di un torrente in Basilicata. Erano praticamente con i piedi, soltanto con i piedi bagnati, perché era quasi asciutto quel rio, eppure con un temporale, diciamo improvviso, ma adesso diremo che non era improvviso, con un temporale improvviso si sono ritrovati con più di 2 metri di acqua e pensate che forza può avere una corrente che da 10 centimetri passa a 2 metri in una gola strettissima, ti si porta via, ti crea molti danni, come minimo ti sbatte addosso alle pareti della gola e quindi ti può creare tanto problema. Perché non improvviso? Perché c'era un avviso di criticità su quella zona dove il giorno prima, e qui sta il problema, quando il giorno prima viene emesso l'avviso meteorologico di protezione civile, non si può sapere dove esattamente si svilupperà il temporale. Quindi si indica una zona e si dice che all'interno di quella zona potranno svilupparsi dei temporali. Attenzione però, il temporale è sempre pericoloso, perché magari noi udiamo i tuoni, vediamo i lampi, ma non siamo coinvolti dal temporale, perché quella è una manifestazione che può verificarsi anche a 10-15 km da noi e non lo vediamo. Però qualcuno là sotto invece sta facendo i conti con quella manifestazione atmosferica decisamente forte. Quindi, dal momento in cui qualcuno il giorno prima, ripeto, ci dice che l'area nella quale ci troviamo o nella quale andremo a in qualche modo ad essere coinvolti per una passeggiata, perché siamo al mare, potrà essere coinvolta da temporali, non lasciamo lì l'informazione, ma continuiamo, facciamo un nostro monitoraggio, informiamoci e se, per esempio, rifaccio l'esempio della gola, se ci troviamo all'interno di questa gola e cominciamo ad udire dei tuoni, andiamo via. Andiamo via, allora devono portarci fuori coloro i quali ci guidano e ci portano per l'escursione, ma se non lo fanno loro, andiamocene noi. Una cosa più semplice, se siamo su una spiaggia e vediamo un temporale da lontano, non fermiamoci troppo ad osservarlo, sarà anche bello e affascinante, ma potrebbe causarci dei problemi. Tutto questo si chiama autoprotezione e le sentinelle meteorologiche dovranno proprio fare questo. Noi ci aspettiamo da loro che facciano questo, che siano i nostri occhi, le nostre coscienze, in punti dove noi non siamo, dove non abbiamo strumentazione e che possano avvisarci con tutti i mezzi, con uno smartphone, non è che devono avere chissà che cosa. Quindi con Valentina si parlava di quale potrebbe essere la loro dotazione. Uno smartphone, ovviamente, un'applicazione, se possibile, un piccolo anemometro per misurare l'intensità del vento, magari per capire che tipo di precipitazione c'è. E queste sono le informazioni. Loro non hanno la responsabilità del fenomeno e quindi di intervenire, ci devono soltanto supportare per quello che potrebbe essere una mancanza di informazione da parte nostra. Credetemi, è importantissimo. Certamente. Valentina, in questo contesto, diciamo, c'è qualcosa che possiamo aggiungere prima di concludere la trasmissione?
tutto quanto, ormai siamo giunti ormai alla fine, quindi le ultime parole le voglio dedicare a te, quindi. Va bene. Prego. Non potrei aggiungere niente di meglio di quello che dice il colonnello Pisani, quindi per carità vi vorrei soltanto invitare quindi di nuovo a questo evento il 26 settembre mattina, e seguiteci, e poi sì, mi farebbe piacere anche farvi il report di questo evento, quindi se c'è la possibilità di capire qual è l'output e quali nuove competenze, quali nuovi progetti possono nascere da questa sinergia, che è molto importante. Io sono anche faccio anche parte di un'associazione di volontariato di protezione civile, e ci tengo molto che i volontari vengano evidenziati, che il loro ruolo venga evidenziato anche in tempo di pace, non solo in tempo di emergenza, quando li chiamiamo angeli, eroi, va benissimo, ma loro sono lì tutto il giorno, tutti i giorni, la loro disponibilità è massima, quindi è giusto dargli questo spazio importante. Si potrebbe definire una guerra contro gli eventi naturali, in fin dei conti, no? Una guerra in tempo di pace che combatte proprio per cercare di contrastare gli eventi e dissesti idrogeologici, per cercare di anticipare con un certo margine di anticipo eventi che possono delineare potenzialità catastrofiche per la popolazione, e magari essere comunque un sistema di monitoraggio continuo al fine anche di educare chi dovrebbe costruire le strutture nei luoghi più sicuri, giustamente anche per dare una traccia anche in un contesto di emergenza e evitare eventuali situazioni disastrose proprio per la popolazione. Sì, quelli molto, molto, ma molto più bravi di me la chiamano prevenzione non strutturale, ed è proprio questo che hai detto. Perfetto, ti ringrazio Valentina per la precisazione. Dottoressa Valentina Colaiuda, CETEMS, LARES, AISAM e chi più ne ha più ne metta, Europrogettazione, Sergio Pisani del CNCMA, ex colonnello in congedo, sempre colonnello ma colonnello certo. In congedo, dell'Aeronautica Militare. E diciamo, voglio dedicare l'ultima parentesi, restati un attimo in nostra compagnia, rispondiamo anche alle domande. Qualcuno dice, per esempio Andrea Cuozzo, per noi la differenza tra un temporale improvviso è di circa 40.000 euro di strumentazione nella cupola dell'osservatorio. È vero, vedi? Ecco, vedi, un po' importante, ricordiamo, Andrea Cuozzo fa parte di un diciamo gruppo astrofili, anche lui, quindi fa parte, gli do, quindi benvenuto ovviamente. Spazio per Ultima Frontiera si occupa principalmente di astronomia e di appuntamenti di missioni dedicate allo spazio, quindi missioni umane e automatiche, ma di recente, con l'introduzione proprio di Sergio Pisani, abbiamo aperto una nuova branca di Spazio per Ultima Frontiera che si occupa anche del meteo terrestre, quindi diciamo anche degli eventi che riguardano 6 miliardi di abitanti, 7 miliardi di abitanti circa, che combattono non soltanto con i problemi legati al Covid, ma anche con questi che sono di una certa importanza. Qualcuno chiede, adesso poi vedrò chi è, per partecipare al convegno del 26 c'è bisogno della prenotazione o si entra liberamente in sala? Valentina? Allora, come dicevo, purtroppo c'è bisogno della prenotazione proprio perché il numero di posti è limitato, dobbiamo garantire il distanziamento sociale, e quindi anche se l'evento di fatto è all'aperto sotto una tensostruttura, c'è bisogno di prenotarsi, c'è il modulo online sul sito, lo ripeto, c'è temps.aquila.infn.it/oltremet, abbiamo una capienza tra le 100 e le 150 persone, e sì, dobbiamo ancora... Non ti risulta ancora spazio, Valentina? Lo posso controllare in tempo reale. Non c'è comunque problema, c'è comunque possiamo mettere, perfetto, perfetto, comunque metteremo l'indirizzo anche nel top del post che vedrete al termine della registrazione col supporto della dottoressa Colaiuda. Naturalmente compileremo, metteremo la stringa sulla quale potrete trovare il format per iscrivervi eventualmente all'evento, partecipare direttamente. Siamo a 92. Va bene? Facciamo così perché siamo a 92, quindi hai detto 150? E stiamo valutando ancora con l'Ateneo, perché ovviamente
sono un po' è ancora in itinere l'organizzazione perché le norme sono molto stringenti, però c'è la possibilità comunque di seguirlo assolutamente online da remoto sul canale YouTube dell'Università dell'Aquila, si chiama UnivacU. Ecco, esatto. Metteremo tutto online e metteremo tutto sul posto, quindi seguirete la differita, vi riguarderete con calma questa registrazione, saremo a vostra disposizione, i nostri operatori, naturalmente i nostri graditi ospiti potranno essere a vostra disposizione, sono reperibili anche eventualmente su Facebook, quindi a vostra disposizione nei limiti del possibile e tempo permettendo. E comunque coordinatevi con Spazio per Ultima Frontiera e noi cercheremo di rispondere principalmente alle vostre domande e fare da tramite con i nostri ospiti. Allora, altre domande? Vediamo se qualcun altro ha scritto. Chiede scusa per carenza di segnale, va bene, niente, nessun problema. Francesca Cavallucci, grazie di essere in nostra compagnia. Adriana Ciardo, benvenuta. Tutti gli ospiti, tutti voi che siete presenti, state aumentando, ci fa piacere. Questo è diciamo, un appuntamento occasionale con il meteo, diciamo, e con gli eventi adesso legati, tutto quello che c'è da sapere. Seguiremo in diretta anche l'appuntamento che ricordiamo 26 settembre presso Piazza Duomo all'Aquila, comunque anche attraverso online, attraverso YouTube e il sito dell'Università dell'Aquila. Va bene? Giusto? Perfetto. Sergio, due paroline per Perfetto. Ma per dire qualcosa. chiudere, niente, io invito tutti a seguirci molto più probabilmente online, però chi dovesse essere presente riceverà veramente tutti i nostri ringraziamenti perché oltretutto avrà speso la propria buona volontà per venire. Adesso poi Valentina ci ha ricordato di quello dell'evento del venerdì, mi sta venendo una bella voglia di venirvi a trovare anche venerdì, penso che sarà una bella giornata e conoscere anche gli altri ricercatori. In ogni caso, mi raccomando, la parolina magica potrebbe essere autoprotezione. Ciascuno faccia quel poco che può per se stesso per cercare di non ficcarsi nei guai, di non mettersi nei pasticci. Se state Grazie. vicino a un viottolo, a un fiume che sta esondando, lasciate perdere di fare le fotografie, andatevene, è Questo molto mi meglio. spiace, esatto, sta diventando un pericolo più che un supporto. E comunque, Appunto. Sergio, sarà in nostra compagnia come sempre perché con lui adesso da qualche settimana a questa parte stanno arrivando i suoi comunicati meteo per il fine settimana, quindi approfittatene anche per seguire i post attraverso la sua pagina personale, anche attraverso Spazio per Ultima Frontiera, saprete che tempo fa. Quindi un grazie a Sergio per il suo contributo importante anche per sapere se possiamo andare in vacanza un pochettino e riposarci da queste settimane calorose e al tempo stesso sempre variegate di interesse, va bene. Grazie Valentina, grazie dottoressa Colaiuta di essere stata in nostra compagnia, grazie a tutti quanti voi che siete stati i nostri ospiti, in vostra compagnia. E naturalmente vi rimandiamo ad altre simpatiche avventure, sempre in compagnia dei nostri ospiti. Grazie a tutti quanti, grazie a StreamYard per Grazie a voi. l'opportunità di avermi potuto svolgere, far svolgere una diretta decente, finalmente, senza problemi audio. E stavolta è andata bene, da quello che abbiamo potuto vedere. Grazie Grazie a ancora. te Stefano, davvero. Buona serata. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie.